Salve, ora prendiamo un po' di materiale che ho nella mia cassetta portatile, ecco qualche cosa che mi serve e facciamo un altro piccolo esperimento grafico. Se prendiamo anche quest'altro, allora due matite, ci dovrebbe essere tutto, è già pronta, ok. Preparo per fare una cosina insieme a voi. Qui c'ho diluente, un po' di olio, qui c'ho un po' di diluente per pulire i pennelli. Facciamo una cosina ad olio, è una cosa abbastanza semplice e divertente, spero. Allora, come vedete ho preso, ecco qua, come vedete ho preso uno di quei telaietti che avevo preparato qualche tempo fa, su cui ho messo un foglio di carta leggero, come si vede non è di un grosso spessore, ma insomma veramente sottile, però per l'olio va benissimo. Naturalmente per l'olio, come già detto tante volte, potete usare qualsiasi cosa, questo non è proprio necessario intelaiarlo per lavorare con l'olio, però insomma è utile, è più comodo, e io quando ne faccio ne preparo sempre 5, 6, penso tutti quelli che ho. Beh, dovrebbero bastare, in genere non ne uso tantissime, anche se a volte può essere divertente. Ok. Oggi è una giornata abbastanza grigia, sta piovendo. Allora. Allora, e così abbiamo il nostro riquadro. Questo poi andrà eventualmente ritagliato. Suona bene, eh? Per essere carta sottile è veramente venuto abbastanza attesato. Ora, cosa facciamo? Facciamo un piccolo disegno semplice. È una fotografia che ho fatto io, poi ve la faccio vedere eventualmente. Una delle tante che ho fatto qualche giorno, qualche settimana fa ormai, in un posto qualche volta. Beh, è una marina. Allora, sì, usiamo questo, anche se a volte se si usa un carboncino poi ci crea qualche problema se dobbiamo poi andare sopra col colore, ma insomma corriamo il rischio, va, tanto non è una cosa molto. E qui c'è questa isola, questo è un promontorio, poi tanto ve lo faccio vedere, quindi nessuna cosa particolare, non è che ci sia chissà cosa. Quindi cielo e mare, qui c'è un po' di costa e una bassa marea, qualche scoglio, e niente di più. E qui c'è la sabbia bagnasciuga, abbastanza semplice, niente di straordinario. Ok, questo è tutto il disegno, poi vi dico anche che isolette sono, anzi che isolette, che è una sola, quelle altre non si vedono. Sentite i camion che passano, lasciano questa scia abbastanza rumorosa. Allora, ci serve bianco, ceruleo, chiamatelo come volete, ceruleo, da qualche parte avete ceruleo, da qualche parte ceruleo, ceruleum, insomma, poi ci destino chiaro, eh. Ok. Olio ce l'abbiamo, olio di lino e diluente, in questo caso è diluente acquarage, non è né sintetico, né trementina, né altra roba, sto prendendo, ne ci metto qualcosa. Ok, andiamo a fare quest'altro cielo, quindi un pochino di olio, lo mettiamo sulla nostra tavoletta, bianco,
e la puntina di celeste. In questo caso facciamo un cielo molto più chiaro del solito, perché veramente era chiaro. Quindi adesso andiamo a una luce qui che è molto forte, è un LED che ho comprato qualche mese, che quando si compra roba in Cina prima che arrivi passano sempre svariate settimane, se non addirittura mesi. Ho pagato veramente una stupidaggine e sta funzionando abbastanza bene, però gli ho dovuto fare un po' di raffreddamento, perché se no era scaldava e sembrava una stufa, e quindi gli ho fatto uno scatolotto, l'ho messo con un dissipatore, qualche pezzo di un computer, un dissipatore di un processore, e però è abbastanza forte, non so, spero che non sia troppo forte per le riprese, oppure troppo debole, non lo so. Ora poi, una volta fatto questo video, vediamo come cosa è vero. Ok, ora usiamo anche un pochino di lacca di ignoranza, veramente poca, giusto una puntina di olio, puntina di lacca di garanzia, e andiamo a prendiamo anche un pochino di ocra d'oro, ma già giusto poco per ora. Prendiamo un pochino di olio, lo stemperiamo bene e andiamo a fare una parte. Ora questa tonalità abbastanza calda, non so se si riesce a vedere, ci servirà come base per poi andare a fare qualche cosina di un poco più articolata. Ecco qui. Ora abbiamo questa stesura abbastanza uniforme, no? Ci siamo già creati il nostro, diciamo, panorama, e quindi adesso lo andiamo un po' a completare. Lo creiamo un po' come ci piace, o com'è, secondo se è una fotografia oppure se è di fantasia, insomma, non sta a me raccontarvi le cose. Quindi,
gestite come vi piace. In questo caso faccio delle nuvole abbastanza più chiare sullo sfondo, in modo da dargli un po' questa sensazione di tempo sereno, come in effetti era, anche se abbastanza ventoso. E quindi un aspetto caldo. Puntina di lacca di garanza, in modo da incrementare un po' già questo rosa che avevamo fatto prima e renderlo un pochino più nuvola, come posso dire. E poi più che nuvola, a volte è proprio l'area che si forma a causa del calore, no? Queste onde di calore, come si dice. Ci voglio fare tante cose, perché un cielo abbastanza tranquillo, più sfumato che nuvoloso, quindi sensazione di aria che scorre via. Straccio, eccolo qui. Ora a questo punto, qui si è venuto un pelo, ma ho lasciato ecco. Ok. Sta cambiando la luce perché ha smesso di piovere e naturalmente la luce adesso sta cambiando. Ecco fatto. Beh, adesso tiriamo una linea di orizzonte. Allora, prendiamo un pennello un pochino più piccolo, questo. Guarda chi c'è, il cane si è svegliato, fatto come la lucertola, Allora no, non ti faccio uscire, tutto bagnato, ci manchi solo te che mi fai il macello,
di rosso e diamo questa sensazione di lontananza ancora più. Fino a qui ci siamo. Abbiamo il pennello, ecco, è uscito. E facciamo, ecco qua. Allora. Facciamo un po' di orizzonte più o meno preciso. Puliamo il pennello, cerchiamo di fare una parte che viene verso terra, diciamo così, molto molto più chiara, eh? Quindi ecco, piano piano schiariamo. Le onde del mare si dispongono sempre orizzontalmente rispetto alla costa, quindi non avrete mai un'onda che viene di traverso, anche se il mare sembra che vada da una parte, a un certo punto gira e le onde sono sempre perpendicolari alla costa, alla spiaggia, a quello scogliere, quello che sia. Questo per un motivo abbastanza semplice, perché l'acqua, l'onda, il mare, trova il fondale e su questo ci fa come un perno, quindi a un certo punto arriva, che se arrivasse di qui per esempio, e la costa è qui, tocca il fondo e gira e fa così. E quindi vi troverete sempre le onde che vengono verso di voi, mai passano di traverso. E quindi ecco. Perché ci sono le onde che arrivano verso terra.
Ora arriviamo ancora verso terra, quindi schiariamo un altro pochino. Vediamo di arrivare ancora un po' più a terra. Qui già cominciamo a trovare, diciamo, un po' di sabbia, quindi ce la facciamo. E nel frattempo ci portiamo anche un po' di mare. Ma qui che c'è un pochino di ombra di questi scogli, ci facciamo anche un pochino di, diciamo sì, di ombra, di ombreggiatura un po' di leggera. Spero di non essermi messo davanti come allocco.
un altro poco di bianco, ecco qui. Ora poi piano piano che arriviamo verso terra, anzi facciamolo subito, gli diamo un po' una colorazione. Sabbia, ora d'oro, ecco, un pochino, così non ci facciamo perdere la mano. Di opera di Bruno Van Dyck e ci andiamo a fare queste rocce. Niente di particolare, è giusto che per enfatizzare un pochino
zona. Ecco qua. Ora poi riprendiamo un po' questa zona qui, adesso la lasciamo un po' a riposare. Ora sta riprendendo a piovere, si sente che tamburella parecchio qui sopra, a volte sembra veramente di essere dentro una baracca. Un po' di celeste pulito, ok? Un pennello un pochino più umano, e vediamo di simulare un po' di, diciamo, di spiaggia che è stata sporcata dalle alghe. Un attimo, se no non riesco a lavorare.
diamo qualche tocco di bianco quasi puro, diciamo così, in modo da dare un po' più di profondità, di luminosità al tutto. Ma giusto qualche tocchetto, e niente di più. Beh, spero che queste poche cose vi possano essere di aiuto per le vostre composizioni. Anche qui avete visto un tipo di cielo che potrebbe essere interessante. Nient'altro da aggiungere, se no al solito, divertitevi e alla prossima.